Buongiorno, buongiorno, buongiorno. È quasi ora di pranzo, in verità. Non è così buongiorno, buongiorno, proprio all'inizio. Sono in cucina perché mi sta facendo un pranzo veloce, veloce e poi devo scappare a Milano perché ho un appuntamento alle 4, poi un evento stasera e poi rimango da Silvia a dormire perché domani si parte per Bologna per il Cosmoprof, finalmente. Ho appena finito di fare la valigia, è stata una mattinata, mi sono svegliata presto stamattina. E ho cercato dove appoggiare questa macchina fotografica, ma non so come dove appoggiarla perché qua davanti c'è il tavolo, quindi non sapevo come raccapezzarmi. Comunque invece mi sono messa qua comoda, beh, appoggiata proprio all'angolo. E no, stamattina mi sono svegliata presto perché dovevo registrare alcuni video, perché poi durante il Cosmoprof magari non riuscivo a caricare, anche perché noi abbiamo preso una casa con Airbnb, speriamo sia bella, ragazze. Però il paesino dove andremo è super figo, San Giovanni in Persineto, in Persineto, non mi ricordo, San Giovannesi, non mi insultate. E sì, perché tra l'altro Silvia mi ha detto ieri, mi ha raccontato una storia bellissima di questo paese, nel vicino a Bologna, 25 km, perché non c'era un posto, ragazzi, a meno che non andavamo in albergo e spendere 600 euro a notte, ma non mi sembrava il caso, non mi sembrava proprio il caso. Mi ha raccontato questa storia bellissima di questo paesello, paesello lo dico con anche qua in Brianza, paesello, non vi offendete, cioè lo dico in accensione positiva, di questo gatto che gira per tutto il paesello ed è diventato il gatto un po' della città. Si chiama Gino, se non mi sbaglio. Chi lo conosce? Chi lo conosce? C'è una figata, io infatti non ci siamo già dette che andremo, cioè oltre a Mulak, oltre il Cosmo, proprio oltre a Mulak da fare oltre Cosmo. Cosmoprof c'è il gatto, cioè prima il gatto, anzi penso che sia gatto, Cosmoprof, Mula, questo è l'ordine. Qua sentite l'acqua bollire perché mi voglio fare le uova sode, è una cosa che io non faccio mai perché mia mamma mi ha lasciato l'insalata e in verità ha anche fatto il riso, in verità solo lo faccio vedere perché è buonissimo, ma io non lo mangio, l'ha fatto in questo qua che è il tagine, ragazze, è il tagine. Ieri mi ha fatto una cosa buonissima, vedete, questo è il riso, ma è buonissimo perché questo è proprio in terracotta e cuoce in una maniera buonissima. Ieri mi ha fatto un piattino con il tagine di pollo, ragazzi, succulento, veramente succulento, veramente buono, buono, buono. Ho messo una story, infatti poi mi sono arrivate un sacco di quelle emoji tipo così. Non faccio troppo così perché sennò mi si spantega tutto il rossetto. Il rossetto di Wycon, limited edition, dopo magari ve lo faccio vedere perché l'ho messo nel beauty, perché ho già inserito tutto. E invece le uova sode non me le faccio mai, ma sono una cosa che mi piace tantissimo, sono buonissime, soprattutto con il tuorlo ancora umidiccio, ancora non troppo sodo, ecco, troppo sodo non mi piace. Infatti per renderle tutte sode bisogna farle cuocere per 9 minuti. Invece, ah, ma io le devo già mettere dentro, che tonta, ragazze, sono proprio tonta. Perché invece per non farle cuocere troppo io le lascio tipo 6 minuti. Ma in verità le metto sempre dopo, cioè faccio cuocere un pochino e poi le metto. Me ne faccio tre, perché ne ho trovate tre. E poi devo scappare a prendere la corriera che ce l'ho alle 2:30 mi sembra, anzi quella è l'ultima perché sennò rimango fregata perché poi non ce n'è. Io poi vado a prendere il treno da Monza. Se perdo il pullman sono fregata, infatti anche stamattina mi dovevo sistemare i capelli, fare la piega perché ieri li ho lavati, ma stamattina poi li ho lasciati asciugare tranquillamente e sto ancora utilizzando un prodotto che forse non ve ne ho ancora mai parlato, un prodotto di Aveda che c'è già da un po', anti-umidità. Che mi sta piacendo tanto, mi mantiene proprio l'umidità sotto controllo, soprattutto in questo periodo in cui questo periodo un po' che c'è il tempo un po' pazzerello, dopo ve lo faccio vedere. È un prodotto veramente molto molto valido. Tra l'altro
della stessa linea che piace a me, di cui io utilizzo un prodotto tipo da 3 anni, come si chiama? È quello per da mettere sui capelli umidi per facilitare proprio la lisciatura del capello, ma non mi ricordo, è tipo un tubetto, ma ve lo avevo già fatto vedere sicuramente, non mi ricordo, azzurro, un tubetto azzurro, invece questo è un flaconcino azzurro, adesso lo faccio vedere intanto che cuociono le uova. L'ho recuperato, si chiama, la linea è Smooth Infusion, questo qua, questo è il prodotto che ho utilizzato, che sto utilizzando già da un po', vediamo se si vede, forse c'è troppa luce. Questo qui, Smooth Infusion, ed è proprio un prodotto anti-umidità. Io quello che vi dicevo prima è della stessa linea Smooth Infusion. Questa linea è una tra le mie preferite di Aveda, insieme alla B-Carly, che mi piace tantissimo, che io ve l'avevo anche fatta vedere in azione, mi sembra, in un video sui ricci. Questa qui, io, l'altro prodotto invece è per il liscio, quindi mantiene anche una sorta di intelligenza quando vai a farti sempre la piega liscia, si chiama tipo Stride qualcosa, una roba del genere, comunque un tubetto, un flacone che ho tipo da 2 anni, 3 anni, ma è sempre lo stesso, non è che sono andata a ricomprarlo, perché dura davvero una vita, cioè dura una vita e mezza, perché ne basta veramente pochissimo, come tutti i prodotti di Aveda. E questo invece è un prodotto che ho scoperto da pochissimo, me l'hanno inviato, si chiama Smooth Infusion Style Prep Smoother, è un prodotto, io intanto mi taglio sempre la faccia, è un prodotto che serve proprio per contrastare il crespo, l'umidità. E infatti, se avete visto il vlog, quello dove del matrimonio dei nostri amici, che mi sono fatta la piega, pioveva di rotto, eravamo in Duomo, pioveva di rotto, i miei capelli sono impazziti, ma sono proprio impazziti. Invece questo qua adesso mi sta aiutando tantissimo quando faccio la piega con la piastra. Utilizzo la solita GHD che mi sono portata e mi aiuta tanto perché a parte che io adesso cerco sempre di fare il risciacquo con acqua fredda proprio per chiudere le cuticole, però questo mi aiuta tantissimo e togliere proprio il crespo, che con questa giornata, adesso oggi è bello, ma non si sa l'umidità, se c'è o non c'è, con l'umidità i miei capelli diventano tipo una tigre, e questo devo dire che un po' di differenza la fa, cioè soprattutto durante il lisciaggio, proprio durante quando passo la piastra, a parte che si lisciano un po' più facilmente, quindi diventano più lisci subito, non sono tipo zigrinati, io ragazzi sono riccia, e cioè, lo sapete bene. Qui dice che difende contro l'umidità fino a più di 12 ore, fino a più di 12 ore non ve lo so dire, perché per fino a più di 12 ore con l'umidità non ve lo so dire. C'è da dire che quando l'utilizzo la mia piega A è più facile da fare, ma B mi dura di più e non, quando c'è l'umidità i miei capelli non diventano una tigre, quindi questo continuerò sicuramente a utilizzarlo. Tra l'altro ne basta veramente pochissimo, quando faccio a capello umido ne prendo veramente un click, ma uno, non di più, comunque avete visto, cioè i miei capelli sono abbastanza lunghi, non sono tantissimi ma sono lunghi, e lo spargo su tutte, forse ne faccio anche una e mezza, ecco, una tutta e mezza, e poi lo metto su tutti i capelli, lascio asciugare, quando sono asciutti poi passo la piastra. Utilizzo anche un termoprotettore, questa volta non l'ho utilizzato, mi sa, sì, stamattina non l'ho utilizzato, che non l'ho trovato, però di solito utilizzo anche un termoprotettore, a casa ho quello di... quello che sto utilizzando, non mi ricordo, perché me lo sprayizzo su tutti i capelli. Comunque questo qua mi piace, questo continuerò a utilizzarlo, me ne sentirete ancora parlare. Tra l'altro è anche 100 ml, quindi è anche comodo da portarselo dietro in valigia, perché è 100 ml, quindi non è che lo devo per forza imbarcare. Io vado a vedere, ragazze, le mie uova, che forse sono cotte. Come non dette, le mie uova sono stracotte, ma stracotte, cioè vedete quanto sono cotte, a me non piacciono così, non mi piacciono, vabbè. Comunque sono anche in ritardo, mi sono messa anche una roba di Supradin da prendermi, perché devo prendere, tra l'altro non sto prendendo neanche tutte le mie vitamine, e mi mangio questi salatona con un po' di riso, dopo prendo anche il riso. Mi devo dare una mossa perché è tardissimo e io rischio seriamente di perdere il pullman, la corriera. Mi sono
sono tolta il rossetto perché era in condizioni, cioè ho mangiato veloce l'insalata, il risottino velocissimo e mi faccio il mio caffè. Ragazzi, io ho il terrore di essermi dimenticata qualcosa, ma proprio il terrore. Beh, ho preso il cambio, ho preso i trucchi, ho preso per lavare, ecco, lo styling per i capelli. Cioè, ho parlato per mezz'ora per i capelli, mi serve lo styling per fare i ricci, nel caso. Ho preso lo shampoo secco, ho preso... cosa mi serve? Caricatore, computer... cibari vari li devo comprare. Vorrei passare da DM oggi per, sperando che ci siano le barrette o qualcosa. Altro supradine nella mia borsa. Ho la borsetta piccola perché l'altra si è rotta la tracolla. Più di 3 cambi. Gli altri stivaletti, tutto basso, niente tacchi. Penso di aver preso tutto. Che buono sto caffè, proprio buono. Batteria scarica, batteria altra, l'ho presa. Questo non so se prenderlo o no. L'ho portato qua. Non lo so, no, non penso. Non penso mi serva. Ho lavato oggi i capelli. Però nel caso mi è. Poi cosa mi può servire? Basta, ho preso tutto ragazzi, penso di aver preso tutto. Valigia chiusa, adesso vado a prendere la corriera. Devo prendere ancora il biglietto tra l'altro. Ecco, questo è tutto il mio bagagliaio, tutto il mio fruttage da portare. E ragazzi, mi sono appena accorta che ho dimenticato gli occhiali da sole. E c'è un sole che spacca le pietre. Cioè guardate che giornata bellissima. Questo è il centro del paesello. Tra cui, tra l'altro, lì davanti c'è un negozio bellissimo dove andavo spessissimo quando ero piccola. Cioè, nel senso, non tantissimo perché costa l'occhio della testa, ma è molto bello. E sì, ho dimenticato gli occhiali e tra l'altro non sono neanche riuscita a trovare il biglietto perché i tabacchini sono chiusi. Quindi adesso vedo di farlo a bordo. Se no, anche perché, cioè, non so dove farlo. Sono due chiusi e lo farò a bordo. Spero di aver portato tutto tranne gli occhiali. Allora, ho fatto il mio appuntamento. Andare in giro con questo valigione non è proprio comodissimo, proprio zero. Infatti adesso sto andando da casa di Silvia, così lasciamo la valigia, cioè almeno io lascio la valigia. Sto andando a prendere la metro, che prima avevo i capelli in bocca e avevo un appuntamento in un ufficio stampa, perché poi partendo dovevo ritirare alcuni prodotti. E infatti ho fatto proprio toccata e fuga, caffè e poi scappata. E adesso vado a prendere la metro, che secondo me è da questa parte. Infatti sono proprio dove c'è l'ambasciata americana. E mollo la valigia e poi andiamo ad un evento skincare dove presentano, mi pare, un device, mi pare, ma non ne sono sicura. Io sono praticamente un nude look oggi, perché ho tolto lo stampo, non me lo sono più rimesso. Io penso di sì. Non vedo la metro, però penso di sì. Adesso, grazie, grazie mille. E poi basta, poi basta. Poi devo mettere online il video, ecco, devo mettere online il video appena entro. Accendo il computer, invece stasera devo montare due video. Cioè, devo montare due video? Cioè. Mi sono finalmente liberata, ragazze, da quel gioco che era la valigia. No, però ragazze vi faccio vedere un puffo. C'è un puffo qua. Ragazze, la smartina è pronta. Eccola, siamo pronte. Si va a Bologna. Io mi vergogno per questa scena, mi vergogno parecchio. Come, ragazze, guardate quanto sono piccola. Sono la figlia di Vittorio, con quel 18. Sì. Ragazze, sono molto orgogliosa dell'azzurro. Sì. Ma anche no, no, questa è bella. Sì. Anche per il 18 è bello. Questa è la mia borsetta che avete visto. È sempre molto più... Io sono classica, ragazze. No, io sono classica, cioè a me piace il classico. E invece io... Cioè, invece più trendy. Guardate che le scarpine da ginnastica. È trendy, è più fashionista. Io invece preferisco. Io manco il rossetto. Ho il burro labbra. Non te ne posso nemmeno dare perché neanche io ce l'ho. No, ma sai che ho perso la tinta di Wacom, quella che mi piaceva un sacco. Questa faccia. Sai che ho un sacco di screen con quella faccia lì. Benissimo.
bella. Perché a noi ti piace fare le fighe. Mamma mia, che brutta. Comunque, stavo dicendo, avevamo valutato l'idea di andare in macchina, solo che è in centro. No, non si può, ragazzi. È in centro, è proprio dietro al boscolo dove siamo andate ieri. Sì, ieri. E quindi andiamo con i mezzi, io. Ormai tra l'altro andiamo sempre con i mezzi, la macchina. Sì, sì, ho preso il giornaliero, infatti, perché io volevo andare. A parte che dobbiamo fare ancora la spesa per la pappa, per la spesa, fare ancora di sfar. Io sono andata almeno a fare la benzina, così. Sì, lei ha fatto almeno benzina. Almeno questa cosa l'abbiamo levata. Di qua, ok. Sì. Io mi perdo sempre in questi meandri. Però sai cosa pensavo? Cosa vai? Che io per domani, dopo, faccio una cosa veloce e buona che ci possiamo mettere nelle schiscettine. Abbiamo il pranzo per domani. L'omelette? No, cosa? Il riso alla cantonese. Ok. Praticamente riso basmati, uovo strapazzato, piselli, gamberetti e tocchetti di cotto. Non è male, sì. Possiamo fare. Così ci mangiamo quello. Sì, sì. Ci mettiamo nella schiscetta, poi magari ci portiamo due mandarini, un po' di verdurina, quelle robe lì, la frutta, sì, la sì, mela, la verdurina. Io volevo andare a prendere almeno le barrette, perché almeno per avere qualche snack, ma ho chiamato DM e le barrette non ci sono. Ma cosa li hanno portati a fare in gamma che non ci sono mai? Adesso no, un po' polemica. Finiscono, dicono che finiscono, ragazzi, io non ci credo, cioè portane di più, porca vacca. Sì, vuol dire che non ne porti abbastanza. Cioè se ne porti 10 o quello che è, portane di più, infatti sì, ho chiamato, però mi ha detto che sono arrivate quelle in polvere, sono un po' quelle scomode. Quelle che piacciono ad Ale. Infatti le prendo, vado a prenderle, faccio una toccata. Mi sembra che siano molto ben solubili, vero? Quindi se sì. ti porti dietro comunque... Non ce l'ho lo shaker. Vabbè, te lo do io, quelli a casa mia abbondano. Sì, però è scomodo. Sì. Sì, cioè è veramente più scomodo. Senza dubbio è scomodo. E quindi adesso boh, magari adesso vedo se c'è dove trovare, intanto ci stavano investendo. Vedo se trovo un negozio che vende barrette. In verità c'era uno in via Ripamonti, dove ci siamo fermati l'altra volta. Sì, no, ma io ne conosco anche altri. Il fatto è che onestamente, badando proprio al Money, quelle del DEM hanno un ottimo posizione sì. nutrizionale. E costano pochissimo. Costano veramente molto poco. E vero. Sono buone. E sono valide, infatti. Cioè alla fine mi pare che costasse un euro a barretta, quando di media nei negozi di integratore 2,90 euro, 3 euro. O 2,50 euro, ma ragazzi, anche... mettete almeno 2,50 euro. Sì, cioè, sì, possiamo sì. andiamo a prenderli anche nella mia palestra? Potremmo anche andare? Sì, 2,50. Quelle, ma poi la hippie che è tipo, io la prendo alla Spalmas che costa 2,50 euro, ma a 70 grammi. Ah, la tua a 45 sì. grammi. Nel senso, comunque si vi parte due volte e mezzo la cifra. Ma infatti io volevo fare proprio una bella scorta e poi adesso che andavamo al Cosmo, però comunque sono comode perché vai, giri di lì, a parte la pausa pranzo, veloce, non è che ti fermi, sei fame perché tempo ce n'è poco, un appuntamento via l'altro. E quindi la barretta è più comoda, solo che mi attacco o mi prendo magari le sofficette di Bresaola, è un'alternativa, che sono più comode perché non saprei proprio dove comprarle. Che balle. Vediamo, magari adesso ci viene un lampo di genio. Però sai che non sono sicurissima che al Carrefour non ci sia niente di adeguato. Perché con Pablo avevamo guardato. Quale Carrefour? Questo qua è 24 ore? Sì. Secondo me qualche barretta. Beh, vediamo, tanto sì sì. Adeguata. Sì, sì, cioè, perché allora io l'avevo visto. Però. Vabbè, ma per prenderne due o tre. Sai dove potevamo andare? Che dove? Però non siamo lì. Ora tu hai guardato bene dov'è? Perché io alla fine non ho guardato cosa? Dove è via San Pietro all'Orto. Sì, sì, è proprio dove. Vicino al bosco, una traversa. Ah, perché possiamo andare al Decathlon. Ah, da Decathlon ci sono! Ma quanto cavolo, sei lì! Vedi che a qualcosa servo, ragazze. A qualcosa così, servo. Attraverso. Sì. Cara, andiamo a fare shopping in Monte Napoleone. La mia borsa di AliEx. No, non è di AliEx, è di Zaful. Più o meno lì. Da lì arriva più o meno come località geografica. Allora io vorrei una Louis Vuitton per oggi. No, andiamo a prendere. Sono molto chic, sembra molto per me. Sì, chic. Chic per poveri. Pover. È pur chic. Pover chic. Pur chic. Esatto. E poi che cosa vorresti come scarpa?
Gucci. No, no, vabbè, facciamo dai una Louis Vuitton che fa molto più di moda. Adesso ormai le Vuitton ce l'hanno la Calle Porsche. Cioè non è più di nicchia le Vuitton. Semplicemente noi non siamo né cani né porci, cara. No, neanche quello. Io vorrei una pittarello. Allora, via San Pietro all'Orto. Di questa qua? Sì, 26. Sì, io vorrei una Hermès. Sono passata proprio ieri, sai quando ti ho mandato l'audio che ti ho detto Vittoria devi andare da Sephora? Ah, eri qua? Era qua. Ah, sono andata poi da Sephora ieri, non vi ho fatto vedere cosa ho preso. Voglio sapere, indovino. La Mauve Obsession. Non c'era. Non c'era. Poi? La Chocolate Gold. Yes! Di carte. Infatti avevo chiesto la Mauve Obsession. Sì, ma è qua in 9. Noi dobbiamo andare a 26. Secondo me è di là. Allora è dall'altra. Sì, è di là. Qui è 11. Sta ingrandendo. Okay. Quindi secondo me è di là. Ed è di là. E di là. Ah, no, non so. E poi ieri sono andata da Estée Lauder. Ma questo l'avrete già visto nel vlog prima di questo, perché vi ho portato con me, insomma. E no, comunque se vuoi veramente prendere qualcosa da c'è. È perché tu non stai guardando American tanta roba. Crime Story. No, quello, l'omicidio di Gianni Versace. No, madonna, ragazze, che ansia. No, non l'ho visto. Quanta ansia mi mette. Pensate che io, che non sono tipo che si ansiolisca, non mi prende l'ansia per nessun tipo. So guardare horror, so guardare film di terrore, non mi fa paura nulla. Quella roba comunque lì. Comunque noi dobbiamo anche attraversare. Sì, ragazzi, non so di che cosa tu stia parlando, ma va bene. Netflix ha dato, credo Netflix, la serie sull'omicidio di Gianni Versace. Ah, è la storia di. Sì, sono credo 9 puntate ed è la storia di Andrew Cunanan, che è questo ragazzo serial killer che fa come ultimo omicidio ha ammazzato Gianni Versace. Dai. E loro ripercorrono tutta la storia dall'inizio. Ma dai. E lui è bravissimo perché ti insinua un'ansia, ma un'ansia. Andrò a vedermela. È fatta benissimo. È italiana la serie? Sì, italiana. Cioè nel senso, allora. C'è anche in italiano, ovviamente non è italiana. Mai visto, fanno vedere anche vestiti d'epoca Versace, perché c'è Gianni Versace, l'attore è uguale, ragazzi. 26, siamo uguale. Là. Uguale. Scusa. Talmente ansia che devo andare a vedermela a casa della mia amica Betty. Davvero? Sì, la guardiamo insieme perché ci prende l'ansia. Sì, sì, mai. Il venerdì sera abbiamo l'appuntamento per vederci. Lei tutte le volte quando arrivo a casa mi guarda e mi fa signor Versace. Davvero? Sì. Metti, mi fa così, no? Perché ci mette l'ansia quando succede sta roba. È il 26. Questo? Sì, ma come si chiama lo showroom? Che ne so io? Non me lo ricordo. Questo è il 26. Allora, non è Shoes? No. Forse è Real 11. See you tomorrow. Via San Pietro all'Orto 26. Questo è 26. Clicchiamo un po' sulla fotazza. Questo è 26, ma non c'è lo showroom. Cioè non vedo showroom, sinceramente. Non vedo neanche una scritta. Sarà questo oggi? Non so, Non lo so, magari chiamiamo. Noi eravamo lì al 26, ma è questo lo showroom. Cioè, era abbastanza grande da vedere. Allora, sono dentro all'evento, scusate, ma ho appena finito di mangiare, in verità. C'erano delle crocchettine di pesce buonissime, anche delle robe con il salmone. Però ovviamente oggi ho studiato prima, vi faccio vedere il mio nuovo oggetto del desiderio. Secondo me piacerà anche a voi. Aspetta che giro la telecamera, così lo riuscite a vedere meglio. Oh, eccoci qua. Eccolo qui. Questo qua, aspetta che mi sposto perché di là stanno facendo una nuova presentazione. Io l'ho già fatta. E allora, questo è il nuovo device, questo qui, che è proprio un device nuovo per pulire il viso profondamente. E praticamente ha queste testine in silicone e sotto invece è in argento, quindi evita la proliferazione proprio dei batteri. E poi queste
queste testine girano proprio in senso opposto, quindi questa va di qua e questa va di qua, e si può utilizzare sia per struccarsi in combo con questo, non si possono utilizzare altri detergenti perché questo qua viene attivato proprio poi con questo qui. Quindi la prima domanda che ho fatto infatti è proprio se potevo utilizzare un altro struccante, per dire magari mi finisce questo e ne utilizzo un altro. No, e poi si può utilizzare anche sotto la doccia, tante altre caratteristiche, poi ve ne parlerò meglio. Una cosa molto interessante, questo brand è un brand americano e si trova solamente online, magari qualcuno lo conosce già, è un brand di alta fascia, magari qualcuno lo conosce già. Eccomi, sono tornata, eccomi qua. Ecco, qui la luce sembra veramente che mi si piana tutto, qua ovviamente si è spantecato il mascara e sembra veramente un ottimo device, più o meno livello Clarisonic, anche un pochino più alto per intenderci. Devo leggermi bene poi tutta la scheda prodotto, poi ve ne parlerò accuratamente. Allora, vi ho fatto vedere il nuovo device, ma io vi voglio far vedere anche questo signorino. Ciao. Questa signorina patatosa, che è bellissima. Ah, dove stai andando? Dove stai andando? Sei bellissima, ma tu sei una pecorella. Guarda che bella che è bellissima. Quanto vorrei un cane? Stupenda. Allora, siamo usciti, sapete che io non sono per l'abito lungo e quant'altro, no, queste non mi piacciono. Bellissima. No, zero. Ma ragazze, questo abito, se io credessi nel matrimonio da favola, da principessa con la carrozza, questo è il mio abito ideale. Cioè, io lo trovo orribile. Orribile. Io odio tutto questo pizzaccio. Mamma mia, tanta roba. Invece questo lo utilizzerei la sera per un aperitivo. Questo mi piace tanto. Questo è da invitata al matrimonio estivo, è bellissimo. Questo non mi piace e ovviamente siamo da Pronovias, quello che è. Questo invece mi piace tantissimo. Ecco, io mi ci potrei sposare, guardate che bello abbinato con che bello testa. No, quella roba con la rete da pesca, no. Io sì. Questo mi piace tanto. Io sì. Bellissimo. La scarpa no. La scarpa è giusto se per la suocera. Per la suocera. Era un po' troppo bassa. È troppo bassa, mamma mia ragazzi. Dai, questo ragazzi, è un abito bellissimo. Sì, siamo in ritardo. Ragazzi, in questa via c'è un odore di buon sì. cibo. Sì, sì, è vero, è vero. Qua non so che via siamo. Sì. Non ho idea. Vittorio Emanuele. Sì. Siamo uscite adesso dall'evento. Dai, non mi piacciono. Ma non sapevo che le vendessero qua. A me non piacciono. Allora, forse quelle lì sì, quelle lì. Col pelo? Quelle lì con il pelo mi piacciono, ma io che. Cioè, devi avere proprio la gamba affusolata per portare una roba del genere. Cioè, devi essere perfetta, ecco. Comunque le scarpe costano un botto, guarda le ciabattine. 322 euro di per una ciabattina. Ciabatta? No. Queste sono belle, guardate queste che belle! Queste mi piacciono. Troppi danè. Oppure, no, Guess è proprio un marchio che non mi piace. Guess è proprio. Allora, i sandaletti sono carini, niente di che, ma non proprio. Ah, guarda! Kendall Kylie! Dai, non lo conoscevo! Michael Kors. Non mi piacciono però. Ma no, neanche a me. Niente di che. Niente di che. Sto stivaletto rosso, sì. Sì, ma sì, sì. No, è what for? What for? Sì. E basta. Beh, però sto tacco mezzo. Sai che quest'anno proprio. Questo tacchettino un po' da sciuramaria va tanto. Mamma mia, a me lo sciuramaria proprio zero, proprio. Olè, 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 olè. Vedete che dietro qua c'è la macchina di angolo. Siamo arrivati a casa sua per recuperare le chiavi della macchina e andare a fare la spesa perché non ce l'avevamo. In tutto ciò le mie barrette sono andate a farsi friggere, ma sono giunta a un accordo con Angolo che mi passa le sue, ragazze, mi passa le sue, che lei ha, ha delle barrette buonissime di Food Spring. Ne avevo già assaggiata una buonissima e me le presta e poi gliele ridarò di DM, quindi ci farò un utile netto allucinante, avete visto? E adesso devo andare a fare la spesa, io ho una fame che mi mangerei tipo. Non so, mi mangerei. Voglio fare qualcosa di tanto perché ho famissima. Poi torniamo a casa. Lei deve fare ancora la valigia. Dobbiamo stampare le ultime cose di Cosmo Prof. Che non abbiamo ancora stampati, neanche biglietti. E poi io i capelli li ho lavati, quindi sono a posto. E poi basta.
poi basta, sì, dobbiamo fare ancora un sacco di robe. Preparare il pranzo per domani, perché non ce l'abbiamo ancora. Però mi sono portata dietro il mio porta pranzo che avevo preso a Lidl alla Spalmas di Ernesto. Bellissimo, stupendo, quello mi salverà la vita. Mi salverà la vita, io intanto lo aspetto qua fuori perché ci ho voglia di tornare. Aspetto qua, tanto adesso prendo le chiavi e poi andiamo subito al Carrefour. 24 ore, noi ormai andiamo sempre. Ragazze, che sonno. Abbiamo appena finito di mangiare. Adesso ci mettiamo a finire di prepararci per domani. Ho un sonno terribile. Stavamo guardando, aspettate che abbasso il volume. Qua, sì, così. Stavamo guardando una trasmissione di primo appuntamento. Di tristezza. Proprio triste, ragazze. Tristissimo, ma proprio... Ma molto. Cioè, sembrano i casi umani. Primo appuntamento tra casi umani. E... vabbè, comunque. E niente, no, abbiamo appena mangiato. Dobbiamo preparare ancora la schiscia per domani. E editare alcune cose. Io devo finire. Angelo deve fare ancora la valigia. Sì, se fosse solo quello, dobbiamo stappare la lista del Cosmo, però finisce. Adesso lo facciamo. Devo avere l'insalata da qualche parte. Poi abbiamo mangiato il polletto. Buono il polletto. Buono, 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 buono. E basta, quindi dobbiamo fare ancora un sacco di cose. Sono che ore sono le 9. Guarda, c'hai davanti a te. Ok, sono le 11. Bene, bene, bene. Le 9. Pensavo fossero le 9. Sì, certo. Sì. E niente, ragazzi, allora vi auguro buonanotte. Good night and good luck! Ormai so tutto. Sono la penultima angolità. Night and good luck. Ciao, angolità.